Ovviamente ragazzi vi ripeto che queste sono solo idee personali e vorrei che voi nei commenti mi diceste cosa ne pensate, senza insultare, senza far baruffe, senza niente. Commenti per dirmi cosa ne pensate, perché voglio sentire la vostra. Grandi amici del tubo, bentornati qui su Canal Cici Music. Ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Ragazzi, oggi siamo in questa postazione qui, ma oggi non sarà un gameplay, perché come avete visto immagino dal titolo, vorrei parlarvi di come ho vissuto io questa esperienza del preolimpico, aggiungerei esperienza drammatica. Perché allora sono passati un po' di giorni, ho voluto far passare un po' di tempo per fare un discorso un po' più neutrale, senza partire con insulti, cose che magari non penso perché è appena finita la partita o cose del genere, perché appena finita la partita l'unica cosa che pensavo non erano porco qua, madonna là, Gesù su e asinello in parte. Quindi ragazzi, cosa devo dirvi? Devo dirvi che la delusione è veramente tanta, tanta tanta, perché la nazionale che avevamo, a mio modo di vedere, è una delle migliori nazionali dell'ultimo decennio sicuramente, dell'ultimo ventennio, trentennio, se non è la migliore è la seconda o la terza, sicuramente sotto non si scende. Quindi sì, aspettarsi almeno una qualificazione agli europei, alle Olimpiadi e il prossimo anno ai mondiali mi sembra il minimo, cioè io penso che, non dico siamo da medaglia ai mondiali e alle Olimpiadi, ma siamo almeno da quarti di finale, sia ai mondiali che alle Olimpiadi, a mio modo di vedere. Purtroppo però il campo dice il contrario. E alla fin fine si può tanto parlare, ma quello che dice il campo è quella verità assoluta. E mi fa veramente rattristire, ragazzi, che una squadra con 4 NBA, ex NBA, chiamateli come vi pare, comunque sono stati e hanno giocato, chi più, chi meno, chi con ruoli meno importanti, chi ha vinto, chi non ha vinto, ma comunque hanno vissuto il mondo NBA più tanti altri giocatori emergenti e di buon livello, non riesca a concretizzare queste occasioni. C'è da dire ovviamente come discolpa che siamo stati eliminati prima dagli europei e poi dal preolimpico in due supplementari, in cui è chiaro che i supplementari le cose si decidono una, due giocate, massimo tre giocate, quindi anche Michael Jordan in una giocata potrebbe sbagliarla e potrebbe far perdere la propria squadra, questo è chiaro. Però rimane il fatto, non abbiamo mai perso di 20 in nessuna partita, rimane il fatto che però è un'enorme delusione. Io ci sono stato proprio male, perché ci credevo tantissimo in questo progetto, in questa squadra, che ovviamente ha ancora altre possibilità per rifarsi. Le opportunità rimarranno molte ancora, perché questo gruppo comunque non è alla fine del suo ciclo, però questa era un'occasione importante giocando il Preolimpico in casa. E purtroppo l'abbiamo presa nel di dietro. Diciamo che avrei preferito perdere con la Grecia, perché almeno nella Grecia i giocatori mi sono tutti simpatici, molto fighi i greci, mentre i croati un po' meno. Però vabbè, dai, comunque i croati onore a loro, perché sono una super squadra, hanno battuto la Grecia, non dico comodamente ma quasi, e poi hanno battuto noi al supplementare, guidati da Dario Saric, che giocherà in Philadelphia 76ers il prossimo anno, che è un gran prospetto a mio modo di vedere. NBA non lo so, ma in Europa potrebbe diventare veramente un babà di giocatore. Ho letto troppe cose, perché dopo sono tutti allenatori. Però l'unica cosa che mi sento di dire, anzi sono due le cose che mi sento di dire e che penso siano d'accordo più o meno il 98% delle persone, è che prima cosa, io non sono nessuno per dire, per dare contro ai giocatori della nazionale, però se posso dire una cosa, la giocata di Gentile a 40 secondi dalla fine del supplementare, non parlo dell'entrata sbagliata, quello si può sbagliare, lo sbaglia tutti, l'aveva sbagliato anche Simone, entrata importante mi pare nel quarto quarto, insomma si può sbagliare. A me ha fatto veramente incazzare quell'apertura nelle mani di Saric con una superficialità che è proprio... Cioè, se io che gioco in C2 faccio una cosa del genere, vengo panchinato e probabilmente all'allenamento dopo faccio 5.000 suicidi se lo faccio a un supplementare. Poi da Gentile, che sei un esterno barra playmaker barra guardia, cioè non puoi permetterti di fare un errore del genere, non puoi. Se era così, boom, l'avrei ammazzato lo stesso, però è un lungo, ok, Gentile no. Non mi può, no, cioè io quella roba lì proprio non ho capito. Superficialità che
Lasciamo stare. E seconda cosa, ragazzi, devo dire che si è visto in questo preolimpico nettamente, e sono sicuro che avrete notato anche voi, e se non l'avete fatto vi faccio notare io, ma questa è una verità pressoché assoluta. Si è notato, dicevo, il fatto che gli italiani che sono approdati all'estero e hanno avuto l'opportunità di giocare in campionati e Eurolega dal lato estero, non quello di casa, specialmente Milano, visto che è praticamente l'unica che gioca l'Eurolega, hanno trovato l'habitat giusto in quei campionati, in quelle competizioni, e questo habitat si è poi riportato al preolimpico. Si sono fatti trovare pronti, a parte lasciamo stare la forma fisica, ma si sono fatti trovare sempre pronti. E parlo di Hackett e di Melli, che a mio modo di vedere, assieme a Bellinelli e Gallinari, sono gli unici due che veramente ci hanno portato avanti per tutte le 3, 4, quante cazzo erano le partite che abbiamo giocato. Mentre si è visto come gli italiani, che seppur a buon livello, anche ottimo livello, continuano a rimanere in Serie A: Gentile, Aradori, Cousin, Poeta, anche se si è visto per dei smiccichini di minuti. Tonuti lasciamo stare perché era la prima apparizione, secondo me ha fatto benissimo. Questi quattro si è visto come si sono trovati impreparati alla competizione, ma non tanto perché siano scarsi, ma proprio impreparati, non so, mentalmente, di concentrazione proprio, non erano a livello degli altri. E questo purtroppo contro la Croazia, in cui ci sono, come noi, hanno 3, 4, 5 NBA, ex NBA o che andranno in NBA, però tutti gli altri sono abituati a giocare comunque in Eurolega e comunque con una mentalità diversa dalla nostra, a quanto pare. Si sa che gli slavi hanno una mentalità completamente diversa e migliore per il basket rispetto a noi, però non è una scusa, cioè non può essere una scusa. Io a mio modo di vedere l'ho notato clamorosamente questo. Poi magari anche saranno uno contro uno, saranno anche più forti Aradori e gli altri rispetto ai croati, a chi che sia, però se la mentalità è quella sbagliata, poi in un supplementare tende a contare più la mentalità che il talento. Ogni tanto è un esempio, che magari è un caso, ma io faccio un esempio: le due triple da Aradori, dopo aver segnato un miracolo incredibile, due triple di Aradori wide open sbagliate a un minuto e mezzo dalla fine del supplementare. Ditemi che è un caso, ok, magari è un caso, però io la vedo così, ragazzi, e voglio sapere che ne pensate. Quindi purtroppo io vedo queste due cose qua che ci tirano un po' il culo indietro. Apprezzo molto il fatto che Ettore Messina abbia fatto delle scelte molto precise, nel senso: Melli sta giocando alla grande, Bamiani sta in panchina, Melli non è andato in NBA, chi se ne frega, sta giocando bene, è in campo. Io apprezzo molto. Se poi il mago ci dà una mano in più sarebbe meglio, però insomma, vabbè, Melli ha fatto il suo porco lavoro. Hackett sta giocando alla grande, dove ha giocato, non ha giocato, NBA, non NBA, chi se ne frega, gioca. Questi sono ragionamenti giusti, e mi dispiacerebbe molto se Messina dovesse abbandonare la barca, anche perché il prossimo anno sono gli europei, dobbiamo qualificarci ai mondiali e voglio andare a sti cazzo di mondiali per vedere le partite, giocare con gli Stati Uniti, prendere schiaffi a destra e a sinistra, ma vedere Pepe Poeta che fa il crossover a Steph Curry. Detto questo, ragazzi, il video può finire qui, molto breve, molto veloce, perché volevo solo un po' uno sfogo personale, un po' sapere cosa ne pensate voi, e rimango comunque molto molto affezionato, se si può dire così, o comunque un fan, un tifoso della nazionale italiana, e ci mancherebbe altro, perché tutti i giocatori mi gasano, sono veramente gasato da questa nazionale, anche se abbiamo perso, anche se magari gli europei faremo cagare, comunque ne parleremo sicuramente ancora. Ditemi, vi ricordo, nei commenti, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, i miei social sono in descrizione, e ricordatevi che prima di commentare facendo gli allenatori, pensate voi cosa fareste in quel momento e poi magari commentate, così si evitano baruffe sotto la giornata tipo, sotto il trash talking, sotto quello, sotto il post di Gallinari al camp, che sembra che non possa andare al camp organizzato da lui perché non si sa, e tutte queste cose qui. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo domani con un nuovo video.